Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Oggi niente barba, ma torniamo a parlare di nodi di cravatte. Oggi vi presento un nuovo nodo che si chiama Vidalia. È un nodo tendenzialmente simmetrico perché ha una forma bella triangolare e le sue pieghe sono distribuite simmetricamente. Tuttavia, direi che non è un nodo particolarmente formale. Vi consiglierei di utilizzarlo appunto in contesti magari lavorativi, diurni, eviterei la sera. Ha una particolarità in realtà, che è un nodo che in base ai gusti di ciascuno si può in qualche modo un po' ritoccare in modo tale che sia più o meno teso rispetto ad altri nodi che invece una volta confezionati e stretti hanno quella forma e quella rimane costantemente durante la giornata. L'unico difetto, se vogliamo, è che è un nodo un po' lento, soprattutto se lo volete lasciare un attimino più aperto, e questo fa sì che ogni tanto la cravatta possa abbassarsi un attimino, esponendo il primo bottone della camicia, però questo è un fatto di gusti personali. Allora, sposto un attimo la telecamera per farvi vedere bene e meglio la cravatta. Ecco qua. Allora, come sempre, mi abbasso così vedete un attimino. Pala grande, pala piccola. Regoliamo la lunghezza della pala grande all'altezza, diciamo, del bottone della cintura, quindi poco sopra a dove vorremmo che la cravatta, una volta completato il nodo, arrivasse. Come sempre, mi avvicino, prendiamo una piega della pala grande, ci passiamo davanti la pala piccola, la passiamo dietro. La facciamo uscire dal nodo e la lasciamo ricadere dal lato della pala grande. A questo punto la passiamo dietro un'altra volta, la passiamo sopra e la facciamo scendere, ok? L'effetto finale del nodo è un incrocio tra il Cape Knot e l'Eldritch, per intenderci. Lasciamo questi passaggi un po' più lenti, eh? Prendiamo la nostra pala piccola, la chiudiamo un pochettino e la facciamo passare davanti al primo, al secondo giro che abbiamo fatto intorno al collo. Ok. E poi la facciamo passare sotto l'altro. Per questo vi dicevo di tenere i passaggi un po' lenti perché sennò questo passaggio diventa un po' più elaborato. A questo punto possiamo cominciare, se vogliamo, a stringere il nodo. A me piacciono abbastanza, come dire, abbastanza stretti, quindi lo lascerei così. Passiamo la pala piccola sotto il nodo un'altra volta, lo lasciamo ricadere davanti, in modo da fare un secondo giro, la passiamo dietro e la passiamo sopra. A questo punto, come per il Cape Knot, vedete dov'è la pala piccola? Scusate, la luce non è eccezionale, però è qua. La facciamo passare sotto, ok? Come per chiudere il Cape Knot. Possiamo, se vogliamo, allargarlo un pochettino prima di stringere ulteriormente il nodo. Per stringere questa parte tirate l'altra, quindi quella per ultima rispetto alla quale è passata la pala piccola. Poi tirate giù la pala piccola in modo tale che si stringa anche dall'altra parte e poi tiriamo su il nostro nodo. Eccolo qua. Il Vidalia Knot. Come vedete, tendenzialmente io direi asimmetrico sostanzialmente. L'effetto finale è un incrocio tra l'Eldridge e, scusate, sposto la telecamera di nuovo, non è molto elegante da parte mia, però è così. L'effetto finale è questo qui, molto scenografico, non è un nodo facilissimo da fare, però insomma, secondo me vi permette di distinguervi, per esempio sul posto di lavoro, in mezzo a una compagnia di amici, in occasioni dove è richiesta un po' di eleganza e quindi la cravatta, pur senza richiedere i canoni dell'eleganza al massimo della sua espressione. Naturalmente questo è un nodo che non potete disfare semplicemente tirando la cravatta, ma ripercorrendo i passaggi al contrario.
Spero che questo video su questo nuovo nodo sia di vostro gradimento. Non mi resta che salutarvi con la promessa di farvi vedere un altro nodo che ho trovato. Spero di farvelo vedere nel più breve tempo possibile. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio. Alla prossima, ciao!